Questo programma è realizzato in collaborazione con Pianigiani Rottami, Autofficina Simoncini, Siena Bureau, Cancelli, Office e Concept Store, Vivaio Cerretani, Marzocchi Elettronica. Nuova autocarrozzeria Bandinelli. Ottica Nova. Calcio Più, il settimanale sportivo della Toscana. The Lab, work in progress. Ristorante Casa Tua. ETS Tech. Banca Monte dei Paschi di Siena. Farmacia del Campo, da oltre 50 anni al servizio della vostra salute. Ancora a Piazza con Vista, buonasera a tutti per quella che sarà la nostra ultima puntata di questa carriera d'agosto e poi chiaramente noi ci ritroveremo il prossimo anno. Sarà una puntata ricchissima di ospiti, non poteva essere altrimenti, ma soprattutto partiamo come di consueto con la nostra Valentina Tomei dal Vivi Fortezza. Ciao Simona, un saluto a te, ai tuoi ospiti e ovviamente agli amici che ci seguono su Siena TV. Noi siamo anche questa sera in Fortezza per Vivi Fortezza, un'altra serata dedicata alla musica, al jazz e non solo, con i Moon Rays Quartet. Beh, un quartetto veramente eccezionale, sonorità acustiche che miscelano musica jazz, musica soul e anche qualcosa di brasiliano. Quindi veramente un mix vincente per un'altra bella serata di musica qua in Fortezza. Clima ancora caldissimo, tante le persone che sono qua per sentire la musica jazz ma anche per assaporare le meraviglie della cucina qua del Bastione in Fortezza e i meravigliosi cocktail dei nostri amici del bar che abbiamo conosciuto già per Piazza con Vista nell'edizione di luglio. Quindi tra poco andremo proprio sul palco per iniziare proprio la nostra serata scoppiettante all'insegna della musica jazz, dicevamo, e non solo. Che dire, ci aspetta un'altra bella serata, quindi rimanete sintonizzati su Siena TV, torniamo tra pochissimo con Moon Rays Quartet. Eh sì, proprio così, fra pochissimo ci ricollegheremo con Valentina Tomei, ma adesso è il momento di presentare il nostro primo ospite, perché siamo in compagnia del Presidente dell'Ordine dei Medici Roberto Monaco, che saluto, buonasera. Con lui ci collegheremo fra pochissimo per una lunga intervista, adesso un po' di pubblicità. Entriamo nel vivo di Piazza con Vista con la nostra prima rubrica Oltre il Palio. Stasera parleremo molto di sanità e non potevamo non farlo che con il Presidente dell'Ordine dei Medici che torno a salutare, Roberto Monaco. Buonasera. Grazie. Le chiedo di avvicinare il microfono, grazie. Buonasera a tutti voi. E quindi, prima domanda, come sta la sanità senese? Ma la sanità senese sta parecchio bene. Rispetto a tanti standard nazionali, diciamo che la Toscana, l'Emilia, il Veneto sono fra le migliori regioni italiane per quanto riguarda l'erogazione di prestazioni di sanità. E Siena rispetto alla Toscana è una delle migliori,
e c'è un buonissimo rapporto di interazione tra azienda ospedaliera universitaria senese e ASL Toscana Sud-Est, che questo è fondamentale, perché mette insieme i professionisti, e quindi è un'erogazione di prestazioni di grande valore, di grande professionalità e posso dire anche di grande umanità. E non vuol dire che non ci sono problemi, i problemi ci sono e ce ne sono tanti, ma sono problemi superabili nel momento stesso in cui si può dare una mano a valorizzare la professione, perché i professionisti sono pronti a dare il proprio contributo. Questo lo stanno facendo, l'hanno fatto durante il Covid, lo stanno facendo adesso in situazioni anche difficili, perché mancano i professionisti. E magari a livello italiano mancano anche i posti letto, c'è un territorio da riformare e Siena è una fra le città che ha un modello di riforma della medicina generale di grande valore, di grande spessore. Addirittura vengono da altre regioni a vedere il nostro modello delle cure territoriali. C'è un buon sistema del 118 che potrebbe essere anche migliore, purtroppo molti medici mancano e quindi questo crea dei problemi, però ci sono professionisti di grande valore e c'è una grande risorsa che è il mondo del volontariato, che a Siena ha fatto grande. Questa sera ne parleremo tanto, perché avremo anche proprio degli ospiti ad hoc rispetto a questo. Prego, stavo dicendo? Sì, no, era un po' questo il... Ecco, mi collego alla sua riflessione sulla mancanza di professionisti e medici, perché proprio ieri ne parlavamo con il rettore Roberto Di Pietra rispetto alle dichiarazioni del ministro Bernini, il quale ha dichiarato che ormai il numero chiuso per quanto riguarda medicina deve essere superato. Di Pietra non era favorevole, qual era invece il suo pensiero? Completamente in disaccordo con quanto viene detto a livello ministeriale, perché ci sono i numeri, i numeri parlano chiaro e i numeri sono questi, che 10 anni fa dicevamo noi che sarebbero mancati i medici nel 2022-2023, ne sarebbero mancati il 40% perché andavano in pensione. E adesso non solo sono andati in pensione, ma tanta gente è andata all'estero o alcuni stanno andando nel privato. Il problema è adesso. E per fare un medico occorrono dai 10-11 anni, da 9 agli 11 anni, 9 se fa il medico di medicina generale, 11 se fa il medico specialista. Quindi adesso togliere il numero chiuso, quando già ne abbiamo aumentato il numero di persone di ragazzi che stanno iscrivendosi a medicina, arrivano intorno ai 20.000, fra 10 anni noi avremo 7.000 medici in meno e 20.000 medici in più, quindi ci sarà quello che c'era stato prima, una pletora di medici che non sapranno cosa fare. Ragion per cui il rischio è di dare di nuovo, come è successo nel passato, ridurre i sogni di un ragazzo che vuole fare medicina a niente, perché non potrà fare il medico perché mancheranno i posti di lavoro. E quindi sarà un rovescio della medaglia praticamente. Sì, avrebbe senso se si potesse dare ad ogni laurea una borsa. Allora a quel punto io mi laureo, io entro in una scuola di specializzazione e dopodiché entro nel Servizio Sanitario Nazionale. Senza questa possibilità metteremo su un carro che non partirà mai i sogni dei ragazzi. A noi non interessano i ragazzi laureati, interessano i ragazzi che abbiano garantiti i sogni che hanno fatto da bambino. Ecco, oltre alla mancanza di professionisti, come stava dicendo lei prima, quali sono gli altri ostacoli della sanità senese e non solo, anche a livello nazionale? Sì, il problema sono la carenza di specialisti, i concorsi che vanno deserti, il settore dell'emergenza-urgenza che è in grave crisi. Ma qui fino a che non si raggiunge il risultato di dare decoro alla professione non si risolve il problema, perché i medici è vero che siamo quelli meno pagati in Europa, dopo la Grecia ci siamo noi, insomma, quelli meno pagati in tutta Europa,
però al di là dei soldi, che sono importanti, ci mancherebbe altro, è un lavoro che fanno egregiamente i sindacati, ma dal punto di vista etico, dal punto di vista morale, dal punto di vista della professione, e a volte la professione viene martoriata da burocrazia, e un medico per poter visitare una persona deve guardare il computer più degli occhi del proprio cittadino, del proprio paziente, e questo è deleterio per chi ha studiato per garantire la salute del cittadino. Dall'altra parte non ha tempo, non ha più tempo per sé, per la famiglia. E immaginatevi un medico del pronto soccorso che è costretto a fare turni, più turni e più turni, e questo lo porta ad allontanarsi dagli affetti, e questo non è, va garantita la dignità della professione. Ecco, proprio rispetto a questo, infatti, rispetto alla parola dignità della professione, più volte anche lei si è espresso anche nei confronti degli atti di violenza che spesso molti operatori anche del pronto soccorso e non solo sono costretti a farne conti. Sì, io come segretario nazionale, esatto, come segretario nazionale della federazione, sì, quando siamo stati eletti, la prima cosa che abbiamo fatto è siamo andati a parlare con l'allora ministro Lorenzin proprio sull'aggressione, sul tema delle aggressioni. E dopo è cascato il governo e siamo andati a parlare con la Grillo. Con la Grillo abbiamo iniziato a ragionare, ma abbiamo avuto risposte concrete col ministro Speranza. Grazie a lui è stata fatta una legge, che è quella sulle aggressioni, e grazie al ministro Schillaci questa legge non solo è stata applicata ancora di più, ma sono state esacerbate tutte le varie sono state esacerbate tutte le situazioni che tutti quelli che potevano creare violenza potessero avere a livello legale. E nonostante questo continuano le aggressioni. Anche perché i numeri sono veramente enormi. Le aggressioni denunciate sono state 2.356 nel 2023, il doppio, leggo, rispetto all'anno precedente. Questo è vero, e questo è un numero basso, perché è un numero che riguarda le aggressioni di tipo fisico, e noi subiamo tantissime aggressioni soprattutto di tipo verbali. Però capite bene, quando al pronto soccorso viene trattato uno in malo modo e magari dopo 5 minuti ti arriva un codice rosso, è chiaro che te devi pensare al paziente, certo. Devi dimenticarti di quello che ti ha detto il parente prima. Ma anche qui non è colpa soltanto dei cittadini, ci mancherebbe altro. Noi siamo il primo momento di incontro con noi, quindi è chiaro che chi ha un problema se la prende col primo che trova. Qui bisogna invece costruire un'alleanza strategica con i cittadini, far capire che il medico non è il nemico, ma è l'alleato per poter curare la propria salute. Senta, l'ultima volta che l'ho intervistata per la trasmissione, se non mi sbaglio qualche mese fa, 7 giorni, più volte ha ribadito che è necessario nel periodo di formazione far capire a quelli che saranno i medici del futuro che bisogna essere anche umani, perché il contatto umano è importantissimo. Ecco. Il contatto umano fa parte del nostro mestiere. E io penso sempre che il cittadino che si rivolge a un sanitario, a un medico in particolare, è perché in quel momento ha paura di perdere qualcosa di per lui molto caro, che è la salute, e quindi si rivolge a chi ha studiato per poter fare questo. E è logico, in quel momento quella persona è fragile, perché questa fragilità rischia anche di fare perdere la dignità di persona. Ecco, noi dobbiamo invece far capire che dando dignità alla malattia della persona diamo dignità anche alla persona stessa, quindi la prima cosa da fare è avvicinarci e prenderci carico dei problemi di salute dei nostri cittadini, e la prima cosa da fare è parlare con le persone. Ecco, parlare con le persone, rispetto a questo ha in programma anche gli incontri da fare, non soltanto appunto con i soggetti che sono all'intorno di questo mondo, ma anche in generale con gli altri enti. Sì, certo, noi lavoriamo, l'Ordine dei Medici è un ente sussidiario dello Stato, quindi deve per forza interloquire, dialogare con le istituzioni, e lo facciamo con la Regione, lo facciamo col Comune, lo facciamo col Ministero, ma soprattutto lo facciamo con i cittadini.
Io ricevo tante volte i cittadini all'ordine perché magari si lamentano di un problema, e magari soltanto parlando e facendo capire quali sono i problemi del medico e io capendo quali sono i problemi del cittadino, riusciamo a magari, non dico a risolvere tutto, ma a quantomeno a capire quali sono i problemi. Grazie, grazie a Roberto Monaco per essere stato in nostra compagnia, grazie mille davvero. Torneremo a parlare di sanità anche fra pochissimo con altri due ospiti, non vi svelo niente, almeno così continuate a seguirci. Invece fra poco cambiamo completamente argomento, quindi un po' di pubblicità. Grazie ancora per essere stato in nostra compagnia e noi torniamo fra poco. Ancora a Piazza con Vista, però questa volta cambiamo completamente argomento perché parliamo di impresa, parliamo di giovani imprenditori. Lo facciamo con Carlo Monicchi, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Sud. Buonasera. Buonasera. Ecco, intanto le prime sfide che vorrà mettere sul tavolo ora che è diventato appunto presidente. Sì, allora il. Ti chiedo di avvicinare maggiormente il microfono, grazie. Diciamo che io sono stato nominato a maggio, quindi pochi mesi ed estivi. In realtà nei mesi estivi, che di solito sono dei mesi un po' più leggeri per quanto riguarda l'associazionismo di Confindustria, in realtà ci sono stati degli eventi molto importanti, soprattutto per Toscana Sud, in quanto nel mese di giugno abbiamo sviluppato un bellissimo evento sul territorio di Arezzo, comprensivo ovviamente anche di tutte le territoriali di Siena e Grosseto, dove hanno presenziato più di 100 giovani imprenditori da tutta Italia, quindi un contesto relazionale molto importante che è il primo elemento principale di quello che è il senso dell'associazionismo e il senso di Confindustria, mettere in relazione giovani imprenditori anche di imprese di settori diversi tra loro, in modo tale da creare formazione, creare una rete di relazioni che genera idee, genera nuovi spunti e genera anche una crescita nelle persone. Assolutamente, con la sinergia poi c'è anche uno sviluppo appunto di idee. Ecco, la prima domanda che mi viene da fare quando penso ai giovani imprenditori è come la politica, ma allo stesso tempo anche questa lentezza burocratica, possa, diciamo, da una parte cambiare e modificare appunto alcune cose che possono rendere i giovani imprenditori anche molto più, per avere per i giovani imprenditori una strada molto più facile, e dall'altra cosa può fare la politica? Allora, sicuramente la politica può lavorare su determinati aspetti che permettono ai giovani di creare impresa. Chiaramente la politica arriva fino ad un certo punto, perché poi c'è tutta la componente del mercato che è estremamente complesso, specialmente in questo periodo. Di conseguenza ci possono essere degli aiuti politici, degli aiuti di Stato, del territorio, a quello che è lo sviluppo dell'economia, soprattutto per quanto riguarda i giovani, in merito quantomeno a un aiuto a livello di burocrazia, quindi tutta la componente, certo, di servizi che sono alla base, esatto, di quello che è lo sviluppo di un'azienda, che sono dai servizi di base al come contabilità, come vari strumenti che possono essere sicuramente di aiuto, soprattutto dei giovani che magari hanno un'idea, che vogliono mettere sul campo, ma che magari non hanno tutte le competenze per poterla portare avanti in autonomia e hanno bisogno di aiuto da parte di professionisti. Chiaramente, quando un territorio riesce a mettere insieme una rete di professionisti che può aiutare le nuove aziende, e su questo sicuramente anche un associazionismo come quello di Confindustria aiuta notevolmente a trovare una rete per poter lavorare. Chiaramente poi per quanto riguarda il sistema giovani si parla anche di due contesti. Il primo è quello del giovane imprenditore che entra in un'azienda di famiglia, magari dove c'è un cambiamento generazionale che è una cosa estremamente complessa da gestire. La seconda parte invece sono quei giovani che magari creano un'azienda da zero grazie a un'idea, grazie a una enorme forza di volontà, e hanno bisogno di una spinta completa per entrare nel mercato. Per concretizzare anche quello che è il sogno imprenditoriale che c'è alla base. E invece per attrarre, ma soprattutto trattenere in azienda quelli che poi saranno e sono già, e vi accorgete che sono già i talenti, come si può fare?
È difficilissimo perché è cambiata la struttura, la richiesta da parte del personale, da parte dei professionisti per quanto riguarda quella che è il sistema di lavoro, sia come rapporto vita-lavoro, sia come elemento di fiducia all'azienda, perché sostanzialmente la fiducia non si basa più sul ho il lavoro grazie alla famiglia che me l'ha dato, ma su tutt'altro aspetto, su quello che può essere una possibile crescita, su quella che può essere una possibile crescita, ma sulla base di quello che è un nuovo sistema vita-lavoro in cui la vita è più importante del lavoro. Su questo aspetto tante aziende ancora fanno molta fatica a capire quali sono le leve nuove per poter portare in azienda e mantenere in azienda nuovi talenti. Chiaramente in Italia abbiamo in questo momento una situazione in cui non è facile trovare nuovi talenti, perché quando hai un talento specifico molto spesso non sono in questo territorio, e quando vai a pescare su una figura magari giovane, comunque non ha quell'esperienza che ti serve per coprire un determinato ruolo, quindi avresti bisogno di investire su una figura senior che non si muove magari dal territorio in cui è, dovresti trovare una soluzione di mezzo che sicuramente non è semplice. Magari molto spesso si va verso dei profili che non hanno tutte le competenze che uno ricerca, per provare a creare un sistema magari in cui attraverso un'esperienza all'interno dell'azienda si riesce a creare quelle competenze che mancano. È estremamente difficile comunque, perché è necessario avere anche una forma mentis a livello imprenditoriale che non ti fa più ragionare come 20-30 anni fa, in cui dicevamo come imprenditori ti diamo il lavoro e ringraziaci, ma qui c'è una possibilità di fare un determinato tipo di lavoro con una determinata tipologia di orari lavorativi, di benefit in termini anche di vita-lavoro, e su questo aspetto qua si riesce forse a costruire qualcosa. Ecco, proprio rispetto a questo, anche il cambiamento appunto che stava proprio evidenziando lei, anche un cambiamento di tempi probabilmente che serviva e che era necessario, mi collego con un argomento trattato proprio ieri, che parlavamo di sport qua, dove le Olimpiadi è uscito, diciamo è emerso quello che è il cambiamento generazionale fra appunto degli atlete che hanno evidenziato come quando non si vince si è sconfitti, invece altri atlete come che hanno evidenziato che anche se si arriva quarti l'importante è partecipare. A livello aziendale, gli imprenditori di oggi, quindi i giovani imprenditori di oggi, hanno quella fame tipica del vecchio imprenditore, oppure riescono anche a conciliare, come diceva lei, vita, lavoro e comunque talento? Se si è imprenditore non si può non avere fame, questo è il primo elemento, quindi sicuramente l'aspetto della fame, la voglia di crescere, di sviluppare è sempre presente. È presente in maniera diversa, perché come sono cambiati i mercati, come sono cambiati i consumatori, sono cambiate anche le caratteristiche degli imprenditori di oggi. La fame è fondamentale comunque sia, il cercare di raggiungere un determinato obiettivo deve essere la base di tutto. Che quell'obiettivo si possa raggiungere anche gestendo l'azienda in una maniera diversa rispetto ad anni fa, ma con un aspetto più incentrato anche su etica e sostenibilità, non perché siamo tutti buoni, ma anche perché ormai il mercato sia del consumo sia finanziario va verso quella direzione, e come abbiamo detto anche prima dei talenti, perché ormai è un mercato, non si trovano talenti se non si vanno a cercare, se non si hanno le giuste carte per attrarli. Tutto va in quella direzione e sostanzialmente l'imprenditore ha bisogno di vedere quella direzione, di cercare di raggiungere sempre quella direzione là, chiaramente con un sistema diverso rispetto a qualche anno fa. Ecco, focalizziamo l'attenzione su quello che è il nostro territorio rispetto all'imprenditoria giovanile, come sta Siena e non solo, appunto, visto che so qua della Toscana Sud. Allora, sicuramente è un territorio in cui anche per situazioni di mercato degli ultimi anni c'è un po' di ristagno in termini di nuove imprese. Guardavo giusto qualche giorno fa i dati in merito alle nuove imprese, soprattutto giovanili, nel territorio senese, e tra 2023 e 2024 c'è stato un piccolo aumento e poi subito una riduzione. Quindi
purtroppo siamo in un contesto in questo momento di mercato in cui è estremamente difficile entrare. Poi che tra Arezzo, Siena e Grosseto ci siano tantissime realtà molto interessanti. Vengo da qualche settimana fa, ero a Grosseto, ho incontrato alcuni del nostro gruppo giovani. Ci sono tantissime nuove idee, tantissime start-up create in ambito agroalimentare, perché Grosseto è forte in quell'ambito lì, e ci sono dei giovani che stanno entrando nel mercato, si stanno facendo un nome, stanno sportando delle idee provenienti magari anche da fuori, ovviamente, perché comunque l'apertura mentale è necessaria, la possibilità di avere esperienze fatte non solo nel territorio ma anche fuori ci permette di portare qualcosa di nuovo nel territorio. Sicuramente anche nel senese, anche grazie ai servizi e in particolare ho avuto modo di parlare con alcune società di servizi marketing che si stanno facendo un nome nel loro mercato, tutte fatte da giovani, devo dire che si sta piano piano creando qualcosa di molto interessante, con molta difficoltà ovviamente. Ancora con molta difficoltà, ci sarebbe ancora tantissimi argomenti da trattare, tantissime cose da dire, ma il tempo adesso è terminato perché ci sono tantissimi altri ospiti stasera a Piazza Convista e non solo, vedo anche Valentina Tomei pronta per un collegamento da Vifortezza, però la ringrazio davvero tanto per grazie essere stato e buon in nostra compagnia, grazie mille, e quindi adesso ci colleghiamo con Valentina. Simona, siamo praticamente sul palco, seduti adiacenti al palco che sta ospitando la musica di Moonrace Quartet. Come vi dicevo, una serata dedicata al jazz, ma non solo, ci sono influenze soul, musiche brasiliane e anche un repertorio originalissimo firmato proprio da Moonrace Quartet, la voce meravigliosa di Maria Laura Bigliazzi. E allora spazio proprio alla musica dei Moonrace. Thank you.
riding on your wings. So if you see them anywhere, won't you leave me there? Meravigliosi. Moonrace Quartet, un sound raffinato, arrangiamenti particolari come avete sentito, e quindi ci aspetta veramente una grande serata di jazz, soul e musica brasiliana qui in Fortezza. Torniamo a cedervi la linea e poi ancora qua con i Moonrace Quartet. Grazie, grazie alla nostra Valentina, con lei ci ricollegheremo più tardi, adesso un po' di pubblicità e poi torniamo. Ancora a pezzo con vista, però questa volta entriamo dentro al dietro le quinte, ovvero tutto quello che c'è dietro alla carriera. Infatti per tutti i giorni di palio, specialmente proprio per la carriera, il dispiegamento di forze del sistema del 118 è notevole, e noi stasera parleremo proprio di questo, perché siamo in compagnia della Presidente della Pubblica Assistenza Sara Giannini, buonasera. Buonasera. E di Paolo Almi, Provveditore della Misericordia di Siena. Buonasera. Ricordo che comunque nel dispiegamento è compresa anche la Croce Rossa Italiana e l'associazione CB Il Palio, e quindi ogni anno, chiaramente ogni palio, siete in prima linea. Qual è il vostro impegno? Partiamo da Giannini. Qual è l'impegno? L'impegno non è quello di domani e basta, è questo di questi giorni che tutti vedono, ma c'è molto di più, in quanto l'associazione si prepara costantemente durante tutto l'anno, in quanto a parte i normali soccorsi a persona che vengono fatti, come sapete nella curva di San Martino i soccorritori della pubblica assistenza compiono il recupero dei fantini, e questo negli anni è un meccanismo che è stato, diciamo, affinato e richiedono una tecnica, un tecnicismo e una sincronia necessaria, per cui i ragazzi si allenano fisicamente tutto l'anno. Non è soltanto Piazza del Campo, perché ovviamente i volontari, come dico sempre, che possono andare in Piazza del Campo ci possono andare, perché in sede c'è tutta un'organizzazione, certo, e soprattutto ci sono i volontari che permettono di far sì che i servizi essenziali comunque continuino, siano mantenuti, assolutamente. Sì, assolutamente. E quindi chiedo adesso ad Almi che quello che poi vive un volontario, e non solo, appunto tutti coloro che sono in prima linea, è un palio un po' diverso, perché in realtà è un palio che vi rende partecipi chiaramente ad ogni prova, e non solo, anche per la carriera, anche una forte responsabilità, immagino, per tutti i volontari. La parola giusta è usata, l'avrei usata io, è un palio di responsabilità, perché per loro stessi e per gli altri, per tutti gli spettatori, per poi in particolare i fantini. In pratica le attività sono due, infatti, no? Cioè c'è il malore, la persona che si sente poco bene in piazza, queste temperature particolari, ma anche in condizioni anche leggermente migliori di tempo i malori ci possono essere, specialmente il giorno del palio, in cui il periodo è veramente lungo, no? Di stazionamento in piazza. E poi durante la corsa c'è questa attività di cui faceva prima per menzione la Sara, cioè che bisogna essere preparati tecnicamente a un evento imprevedibile, con un rischio continuo, perché ciò che succede a San Martino poi succede anche a Casato, e quindi le due associazioni si devono preparare veramente accuratamente per l'esercizio della raccolta del fantino, del recupero del fantino eventualmente a terra. Anche perché nulla può essere lasciato al caso o preso sotto gamba? No. Assolutamente no, nonostante il palio nella sua interezza, ma non soltanto per il soccorso sanitario, ovviamente ha dei protocolli estremamente rigidi, ma è comunque imprevedibile, non soltanto per la parte sanitaria, quindi è soltanto l'estremo esercizio e l'estrema preparazione che permette di abbassare al minimo le probabilità di errore, e appunto per non lasciare niente al caso. Prima di cambiare argomento e di parlare di tutto quello che è il volontariato al di là del palio, quindi nei 365 giorni l'anno, quanti siete in totale come soccorritori e come postazioni in questi giorni? Cioè quante forze sono impegnate?
Dunque il totale dei soccorritori fra tutte e due le associazioni supera 100, penso. Mi sembra che per il giorno di domani dei nostri siano impegnati quasi una settantina di persone, che sono persone che gran parte di Siena, ma per avere quel numero noi dobbiamo anche ricorrere a misericordie del circondario, e addirittura vengono appassionati ormai da anni misericordie di fuori provincia, la provincia di Firenze, di Pisa, e con tanta passione, devo dire. E soccorritori, sì, 70 sì, circa, 17 ambulanze fra tutte e due le associazioni, fra intorno alla piazza e nel circondario, sempre nella cerchia della città. Ecco, sì, infatti chiedevo anche a lei. Non voglio stare a fare un'unità in più, un'unità in meno, va benissimo quello ha detto Paolo. Andiamo oltre il palio, quindi andiamo a quello che sarà il giorno dopo al palio. Lo scorso anno ci siamo lasciati con la sfida del ricambio generazionale, quando in realtà Giannini stessa ci ha detto in realtà noi nella pubblica assistenza ricambio generazionale lo vediamo. Quindi chiedo alla misericordia com'è la situazione e soprattutto cosa si può fare per convincere chiunque adesso ci sta ascoltando a mettersi in prima linea e diventare volontario. Ma ricambio generazionale c'è per forza, anche se è difficile, effettivamente, vorremmo qualcosa di più, ma è cambiato il volontariato, è cambiato il mondo in realtà, tutto il mondo è cambiato nei decenni, e se ne parlava un po' prima, ci sono studi sociologici su questo, cioè i sociologi ci si impegnano a cercare di capire, e i motivi ci sono naturalmente, i comportamenti umani sono tutti motivati, dico sempre io. Cosa ci vuole per far venire le persone? La passione, uno deve sentire dentro, secondo me, una chiamata. Queste sono persone che liberano il tempo per gli altri. E questa è una motivazione importante, secondo me. E se si riesce a far capire che liberare il tempo per gli altri non c'è soltanto il soccorso sanitario, ci sono tante attività nelle nostre associazioni, perché le persone e la gente ha bisogno di tante cose, e non solo del soccorso sanitario, e quindi bisognerebbe davvero farlo capire questo, che e se i bisogni fossero compresi bene dai giovani, probabilmente ci sarebbe un avvicinamento maggiore. Con Giannini da questa frase che me la sono segnata, persone che liberano il tempo per altri, anche perché è bellissima da sentire. Ecco, però non è soltanto un dare, immagino che sia anche un ricevere forti comunque sensazioni. Guarda, vorrei citare quello che è successo esattamente 4 anni fa oggi. Non eravamo dentro i rinnovati, ma eravamo in Piazza del Campo. 4 anni fa esatti il volontariato senese ha ricevuto la medaglia di civica riconoscenza. Io lo ricordo benissimo perché, a parte l'emozione che ho tutte le volte che vado a questa in questo perché momento è stato in Piazza del Campo, insomma, esatto, la maggior ragione è ancora più bello. Quella fu un'emozione elevata all'ennesima potenza, e credo che quel periodo nella sua tragicità ha insegnato ai volontari una cosa in più, a trasmettere tutto quello che hanno dentro tramite gli occhi, che era l'unica cosa che avevano libera, perché all'epoca, quando durante il periodo del Covid, eravamo tutti completamente con le tute, gli occhiali, le mascherine, eccetera, eccetera, però gli occhi rimanevano liberi, e vedere come sono riusciti a trasmettere e a ricevere attraverso gli occhi, credo sia stata una delle testimonianze più importanti che mi hanno tramandato durante quel periodo. Abbiamo ancora tempo per affrontare tantissimi argomenti, ma adesso è il momento di collegarci con Valentina Tomei e poi torniamo per parlare ancora di volontariato. Torniamo qua da Fortezza con Moonrace Quartet, Simona. Qui si aumenta un po' il ritmo questa volta. La voce è quella ancora meravigliosa, inconfondibile, di Maria Laura Bigliazzi, ma poi presenteremo tutto il gruppo Moonrace Quartet. Quanto grido do prazer, aceitar o arrepio.
Meravigliosi Moonrays Quartet. Allora Simona, noi tra poco torniamo qua da Vivi Fortezza ancora per, beh, che vi dico, della musica straordinaria. Grazie, grazie alla nostra Valentina, anche noi torniamo fra poco per continuare a parlare di volontariato. Ancora a Piazza con Viste, ancora con i nostri ospiti, che torno a salutare. Sara Giannini, Presidente Pubblica Assistenza, buonasera. Buonasera. E insieme a noi ancora Paolo Almi, Provveditore della Misericordia di Siena, buonasera. Buonasera. Adesso ci colleghiamo con la nostra prima parte, quella in cui appunto abbiamo parlato di un problema che ormai è all'ordine del giorno, con Monaco, Presidente dell'Ordine dei Medici, il quale ha affermato che le aggressioni non soltanto fisiche ma anche verbali agli operatori e coloro che sono in prima linea di pronto soccorso ormai sono un problema serio. Ecco, però non coinvolgono soltanto coloro che sono al pronto soccorso, ma coinvolgono in prima linea anche i volontari. Eh sì, purtroppo è un male estremamente diffuso che si sta ormai da qualche anno diffondendo sempre di più, e
non, come diceva giustamente il dottor Monaco, non è soltanto qualcosa di fisico, anche se purtroppo succede anche a noi volontari quando ci troviamo a fare interventi senza personale sanitario, che possa essere medico o infermiere, ma è soprattutto quello subdolo, a voce, diciamo così. Io svariate volte, io sono anche autista dell'emergenza, spesse volte mi sono sentita dire: ah, ma guida lei? Cioè, siamo ancora al vecchio retaggio che l'uomo deve guidare l'ambulanza in emergenza perché altrimenti la donna non è capace, spostati perché forse lei non ci passa. No, sono frasi brutte, ma soprattutto perché caratterizzano tutt'oggi una classificazione che direi che non è che retrograda, qualcosa di più. Qualcosa di più. Ecco, e non solo, tra l'altro mi è venuto in mente, mentre stava appunto parlando Sara Giannini, che quando vengono fatti i corsi di primo soccorso, che anch'io ho fatto come tantissime altre persone, coloro che ci insegnano il corso di primo soccorso a volte ci hanno raccontato anche che succede che le persone poi si lamentano per delle camicie strappate, oppure, quindi figuriamoci cosa può succedere di fronte a un volontariato, cioè ci possiamo aspettare di tutto. Nemmeno. Anche l'inimmaginabile. Come si può quindi risolvere questo annoso problema? Cosa può essere fatto anche per garantire? Ricordiamolo, queste persone che fanno i volontari non sono medici che hanno studiato 10 anni per fare appunto il medico, una professione, una formazione. Sono persone che nel tempo libero si mettono a disposizione degli altri. Dovrebbero capire però questi altri quello che stanno facendo. Ha toccato un tasto importante. Dei servizi del 118, cioè dell'emergenza, che vengono svolti in unità di tempo, in un mese, sono più numerosi quelli che vengono eseguiti senza personale sanitario di quelli che vengono eseguiti con personale sanitario. Per un semplice motivo: noi abbiamo 2 ambulanze tutti i giorni, tutte le notti, no? Nel senese, una della pubblica assistenza e una della misericordia. A mesi alterni l'infermiera del 118 è o nell'una o nell'altra. Il medico non è più nell'ambulanza da diverso tempo, sta nell'automedica. Allora, i codici in centrale del 118, i codici apparentemente più gravi, hanno sempre l'invio del personale sanitario, quindi l'ambulanza con l'infermiere. Ora, generalmente, per statistica, gli interventi sono più gravi, sono un po' di meno, fortunatamente, sono i meno gravi, più frequenti, per cui è pacifico che la maggior parte degli interventi sono senza personale sanitario. Quindi le persone che si interfacciano con la gente che ci chiama sono persone, soccorritori abilitati, hanno studiato, sono preparati con la legge regionale estremamente puntigliosa, estremamente esigente in questo momento, però sono persone, come detto prima, la frase non è mia, liberano il proprio tempo per gli altri e quindi andrebbero considerati in un certo modo. Ma purtroppo, come diceva un compianto nostro confratello, bisognerebbe alfabetizzare la gente sul volontariato, cosa non semplice, perché è complesso, complesso, da dove si comincia? Ecco, da dove si può cominciare, chiedo a Giannini. Allora, io quando presento i corsi, cioè faccio la prima serata di introduzione ai nuovi volontari, inizio dicendo da dove sono partita io. Io avevo 16 anni quando mi sono vestita per la prima volta di arancione, ora ne ho un po' di più. E in realtà una cosa che io mi ricordo benissimo è che non avevo la necessità di fare qualcosa in particolare. Per me andava bene essere in associazione. E appunto quello che dico è che fare volontariato è un po' classificante ad oggi, no? Sia in pubblica assistenza che misericordia, perché ci vedono passare dall'interno delle ambulanze in emergenza. Quello che io invece dico e sottolineo è che in associazione si trova spazio per chiunque. Noi abbiamo il gruppo del cucito, il gruppo della cucina, la comfort dog,
la ricerca con i cani di soccorso in un'unità cinofila che è stata la prima in Toscana per le pubbliche assistenze. Abbiamo il gruppo culturale. Io credo, questo lo posso affermare fermamente, che qualsiasi persona si presenti in associazione e mi dica voglio fare questo, non gli verrà mai detto no, qui non c'è spazio per te. Quindi non è soltanto emergenza, anche perché parliamoci chiaramente, molte persone non la vogliono fare e è legittimo che sia così, ma l'appello che mi sento di dire, ovviamente non voglio, nonostante gli interessi siano comuni, ma credo anche per la misericordia, poi Paolo parlerà per lui, c'è spazio per chiunque, in qualsiasi settore. Eh sì, mi collego anche con lei, infatti. È vero, c'è spazio per qualunque età, perché i soccorritori del sanitario oltretutto hanno dei limiti di età, oltre un certo livello non si può farne parte più. Ci sono persone che appunto non sono portate, che non hanno intenzione, ma ci sono tante attività sociali, ne ha citate tante, Sara, ne cito alcune anch'io, quella che si chiama bancarella alimentare e che ora si chiama Emporio Solidale, quella che è l'attività di volontariato penitenziario. La parte del sociale, del punto di ascolto, ci sono vari aspetti, la casa di riposo ha la sua attività che può essere benissimo speso del tempo anche come volontario per l'animazione in casa di riposo, come qualcuno fa, per dire, quindi si parte dai bisogni delle persone, noi ci si deve rivolgere a coprire i bisogni delle persone. Risolvere ciò che manca, però appunto come chiamare le persone? Farglielo amare comportandosi noi in maniera tale da attirare le persone, quindi comportandosi bene da volontari, cercando di fare il bene, il nostro lavoro il bene alle persone, e forse con l'esempio qualcuno verrà, ma non so se basta. Aggiungo soltanto un'ultima cosa. Anche perché dobbiamo sottolineare che soprattutto nella regione toscana il 95% delle attività sul sanitario, ma non ci dimentichiamo la protezione civile, sono basate sul volontariato. Perché riportandoci sempre al Covid abbiamo un po' dato per scontato che le mascherine ci arrivassero a casa, ma erano i volontari che ce l'hanno portato. Assolutamente, dobbiamo ringraziarli ogni giorno. Io ringrazio anche stasera invece voi per essere stati in nostra compagnia, grazie davvero, grazie mille. Grazie a voi. E noi adesso invece torniamo da Valentina Tomei e poi cambiamo ancora argomento. E qui in Fortezza continua la musica con i Moonrace Quartet, dicevamo un mix di jazz, di soul e di musica brasiliana con arrangiamenti particolarissimi, la voce straordinaria di Maria Laura Bigliazzi, quindi direi di lasciare spazio alle riprese del nostro Marco proprio sul palco. Thank you.
grande pezzo instrumental, senza la voce in questo caso di Maria Laura Bigliazzi, che tornerà ovviamente sul palco tra poco. Che dire di questi musicisti straordinari? Noi con uno di questi abbiamo un rapporto particolare, il maestro Francesco Petreni, che è stato veramente tante volte da noi, docente, grandissimo artista, ha collaborato veramente con i più grandi e poi fondatore e direttore artistico dei Bandao, che sono stati proprio da noi anche a suonare ormai diversi anni fa. Comunque torneremo tra pochissimo da Fortezza e cercheremo di intervistare anche i Moonrays Quartet, vediamo se ci riusciamo. Intanto cedo nuovamente la linea a voi in studio, un saluto. Grazie, grazie alla nostra Valentina. Noi invece passiamo adesso alla pubblicità e poi torniamo. Ancora a Piazza con Vista, questa sera trattiamo davvero tantissimi argomenti, abbiamo parlato di sanità, abbiamo parlato di impresa e adesso parliamo di edilizia e non solo, lo facciamo in compagnia del presidente di Ancesena, Giannetto Marchettini, che buonasera, saluto. Buonasera a tutti. Intanto questi primi 8 mesi cosa dicono? Dunque, innanzitutto è stato molto caldo per i nostri cantieri, siamo stati oggetto anche di un'ordinanza regionale. Poi dopo sono arrivati anche altre ordinanze di altre regioni, però la Toscana è stata fra i primi che ha bloccato i lavori che già appunto che si facevano dalle ore mezzogiorno in poi. È normale che i cantieri, insieme ad altre, probabilmente l'agricoltura e altre attività, tutto all'esterno, è chiaro che mettono a grave rischio non solo la salute ma anche la sicurezza del lavoro, perché lavorare si può avere tanti mancamenti e tante cose. Quindi abbiamo avuto anche questo, ma oramai è qualche anno che noi siamo oggetto di attenzioni sul caldo, perché è più caldo obiettivamente. Un po' di anni fa non succedeva questi aspetti, ora succede. È vero che noi abbiamo la cassa integrazione, così come per il maltempo c'è anche questa, quindi mette a riparo su tutto. Quindi abbiamo avuto questo, ma al di là del caldo, che è una condizione meteorologica che speriamo che passi, si attenui ora a settembre, è stato un anno un po' strano, perché stiamo ancora terminando i lavori che più o meno erano oggetti del superbonus. È stato 3 anni particolari dove il mercato è stato drogato da tanti soldi che sono arrivati. È chiaro che ha portato tanti vantaggi per l'edilizia, ma poi code un po' preoccupanti per quanto riguarda poi tutto il settore del credito, perché tutto era, e ovviamente si sussisteva su questi crediti che erano compensazioni che poi di fatto hanno trovato una serie di problemi e ad oggi sono rimasti tra in pancia delle imprese e delle banche. Quindi diciamo che è un anno un po' particolare, perché ancora oggi stiamo finendo una parte che era quella del super bonus, però ancora dei bonus ci sono in giro e quindi più o meno l'edilizia, diciamo che in questi 8 mesi non ha avuto grossi cali, cosa che probabilmente arriverà nei prossimi mesi. Senta, pochi giorni fa è stato presentato la nascita del primo tavolo tecnico permanente. Che risultato è per il territorio? Allora, diciamo che per noi ovviamente questo è una continuazione di quanto avevamo già fatto quando l'assessore era Michelotti addirittura. È un modo per cercare tutti insieme, quindi i 4 ordini professionisti, dei professionisti che stanno a capo dell'edilizia e le imprese di costruzioni, anche l'ANCE e la Cassa Edile, insomma, e la Scuola Edile, è un modo per avere un rapporto privilegiato, continuo e diretto con la pubblica amministrazione, proprio perché insieme possiamo e dobbiamo affrontare tanti problemi. In parte l'abbiamo già fatto, no? Perché c'è il nuovo codice degli appalti, c'è il testo unico dell'edilizia, abbiamo toccato e affrontato e affronteremo ancora tutto il problema dell'edilizia scolastica, che è un tema importante, certo. C'è Casa Green, c'è qualche criticità che abbiamo espresso al vice sindaco, che devo dire mostra molta attenzione e speriamo che riesca a risolvere sulla questione delle concessioni edilizie, perché purtroppo fra una serie di pensionamenti e una serie di problematiche che ci sono in capo all'urbanistica c'è qualche problema di rilascio, c'è un po' di rallentamenti che quando si somma poi alla sovrintendenza
inizia a essere un po' problematico, quindi questo è stato uno dei temi che abbiamo affrontato insieme. C'era anche appunto il Giuliani, che in qualche maniera proprio per cercare di far questo. È un modo per dialogare in maniera diretta, speriamo che porti i buoni frutti un po' per tutto il sistema. Ecco, pochi minuti fa con Municchi, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Sud, abbiamo trattato il tema del ricambio generazionale nell'impresa. Ecco, la questione del ricambio generazionale nel settore edile è o meno un problema oppure no? Ci sono altri problemi nella ricerca, no, di manodopera? Ce ne sono. Allora, ovviamente quella da un punto di vista imprenditoriale è un pochino più problematica, perché è un settore un po' più difficile. Normalmente piace poco alle donne, quindi spesso figlie di imprenditori non fanno questo mestiere, fanno altro. Per quanto un po' invece riguarda un po' tutta la filiera, ovviamente, della capacità della manodopera, e di questo è un vero problema, un vero punto su cui, se non diamo una svolta, questo sistema, tutto il sistema della manodopera andrà fermandosi. Stimiamo che fra 10 anni nell'edilizia non ci sarà più un lavoratore italiano, perché già oggi sotto 30 anni sono appena il 30% di italiani. Quindi tutta quella filiera, io parlo della provincia, noi qui anche nella provincia c'erano interi comuni che spesso erano dedicati all'edilizia, no? San Quirico Torcia, per esempio, era un posto dove c'era ogni 2 muratori, ogni famiglia. Ecco, questo si va finendo, cioè qui noi, se non invertiamo la tendenza che c'è per tutto il mondo manifatturiero, perché non manca solo all'edilizia, però noi abbiamo bisogno di maggior qualità, la maggior manualità deve andare all'edilizia, perché si può entrare in una fonderia, si può entrare in un mese e mezzo, in agricoltura ancora meno, su un settore turistico ricettivo, a meno che uno non fa lavori particolari, si può andare. Nell'edilizia purtroppo non si restaura questo tetto con un mese di istruzione. Assolutamente. Per chiudere la nostra intervista non possiamo che non ricordare un momento importante che ha coinvolto tutto il comune di Siena, ovvero la nuova vita per il capolavoro di Fontegatti di San Rocchi in Piazza del Campo. È stato concluso il restauro a febbraio, immagino soddisfazione enorme. Sì, ovviamente poi dopo c'è stata qualche polemica sulle luci verdi, ma non siamo stati noi, ovviamente. Noi ci siamo occupati del reparto pittorico, del reparto murario e di tutto quello che era, di tutti i marmi, sì, del restauro. Ovviamente era stato uno sforzo e una slancio fin troppo, cioè ci ha un po' preoccupato, perché quando si mette mano a quel tipo di restauro, patrimonio, che poi abbiamo dimostrato che è veramente a cuore dei senesi, che noi non pensavamo neanche, no? Perché invece abbiamo avuto anche durante il corso degli interventi tante persone, tante associazioni che volevano vedere, e noi con enorme piacere, ovviamente pur dovendo mandare avanti un cantiere con la delicatezza del momento, abbiamo ospitato, perché c'era un tifo, cioè avevamo un tifo positivo. È stato molto bello, è stata un'opera importante, era non ridotta bene, ma questo avviene per quasi tutti i monumenti che vengono lasciati alle intemperie e spesso anche a qualche manomissione umana. Ce l'abbiamo fatta, oggi è stato recuperato, ma ciò che è importante per il nostro intervento e per la nostra formazione, che oltre che lasciare, no, testimonianze vere, perché qualche volta si fanno dei corsi e si fanno a quelli che prendono le lezioni ma rimangono così, noi invece tutti i nostri corsi, e Fonti Ovile sarà il prossimo obiettivo dei prossimi mesi, no? Abbiamo vinto un altro bando della fondazione, il comune ha già provveduto a fare una delibera di finanziamento. Ecco, la nostra bellezza nel nostro intervento, la nostra attività di formazione, è che oltre che lasciare, no, il Cristo Re al Museo della Misericordia, la statua a San Prospero, eccetera, però noi formiamo.
cioè quelle, tra l'altro eravamo maggioranza donne, che è una rarità nel nostro settore, ma nel campo del restauro ci sono molte più donne che gli uomini, ma quelle persone che hanno frequentato quel corso, quindi abbiamo lasciato Fontegaia ripulita, ma quelle persone che hanno frequentato quel corso hanno maturato un'esperienza, certo, particolare, una personalità importante, che, insomma, quando uno fa quelle cose poi, certo, probabilmente cose un pochino più semplici rimangono. Tra l'altro lì si è usato tecnologia ad altissimo livello, il laser, che è una delle tecniche più costose che ci sono, quindi meno in uso, ma diciamo che è questo il nostro spirito, quello di fare delle attività che poi lasciano esperienza e maturano conoscenza tale per cui c'è un po' di persone più preparate di fronte a un patrimonio immenso che tutti i giorni si degrada e ha bisogno di manutenzione. Grazie, grazie a Gianetto Marchettini per essere stato in nostra compagnia, grazie mille. Buon lavoro e buona serata. Grazie ancora, adesso invece un po' di pubblicità e poi cambio d'ospiti e torniamo. E come vi abbiamo abituato ormai nel fine serata di Piazza con Vista, parliamo di sport. Questa sera parliamo di volley perché siamo in compagnia del vicepresidente dell'Emma Villas, Sena Fabio Mechini, che saluto, buonasera. Ciao, buonasera. Ma prima di iniziare a parlare di volley c'è ancora Valentina Tomei pronta per un nuovo collegamento. Siamo tornati, Simona, ancora qua a Fortezza e parlavamo dei Bandao, no? Perché Francesco Petreni, il maestro Francesco Petreni, fondatore e direttore artistico dei Bandao, qua c'è un piccolo gruppo, una rappresentanza dei Bandao che però ha seguito i Moon Race. Come state? I Bandao sono comunque sempre in fermento, giusto? È vero, sempre presenti, diciamo. Attivissimi, attivissimi, l'estate è il nostro periodo. Ma voi avete girato molto anche il mondo, avete in programma magari per quest'estate dei concerti anche fuori dall'Italia? Fuori dall'Italia no in questo momento, però in tutta Italia direi di sì, non ce li facciamo manca niente. Lunga vita ai Bandao, sempre, lo sapete, sono nel mio cuore. Ma torniamo con i Moon Race Quartet, Simona, e la voce di Maria Laura Bigliazzi. E alla musica passiamo al volley, perché la Emma Villa Sesena sta per iniziare, manca veramente poco all'inizio della preparazione. Come sta andando, come è andato questo periodo estivo? Beh, sono mesi lunghissimi, da quando è cascata l'ultima palla a oggi, che poi è il palio del 16 agosto e fra 4 giorni iniziamo la preparazione, sono tantissimi mesi. E dove gli atleti magari si riposano e la società cerca di preparare al meglio sodo per la stagione successiva. E inizieremo il 20, non a Siena, siamo in ritiro una settimana a Cascia per vari motivi, ma anche per testare un po' un inizio stagione differente dagli altri. E abbiamo trovato una giunta comunale degli imprenditori nel territorio di Cascia molto interessati anche a vivere da vicino alla pallavolo sinese, per cui per noi è stata un'occasione importante poter iniziare e mi auguro che possa essere la prima volta che optate per un ritiro fuori da Siena all'inizio del campionato, oppure no, oppure mi sto sbagliando? Beh, siamo stati obbligati due anni fa perché siamo andati a Tirrenia quando ci fu l'anno della Superlega, perché chiaramente a Siena sappiamo che è molto difficile sotto palio poter avere le strutture, sia la logistica, il palazzetto in questi ultimi anni non è sempre disponibile, per cui quest'anno abbiamo unito la possibilità di fare questa esperienza fuori al fatto che appunto il palazzetto fino a settembre non ci sarà e tanti appartamenti appunto sono indisponibili fino a settembre. Che mercato è stato? È stato un mercato che per la prima volta abbiamo mantenuto un'ossatura importante, poteva essere ancora di più, ma siamo contenti dei ragazzi che sono rimasti, che sono voluti rimanere, e siamo contenti anche di quelli che sono arrivati, perché a fine
non ci aspettavamo gli ultimi colpi di mercato per come si era incastrato un po' il mercato, ma sono arrivati giocatori che possono, mi auguro, possono promettere una stagione importante per Siena. Ecco, fra il Covid, il problema del palazzetto, non c'è mai stata occasione di fare una campagna abbonamenti a distanza di anni. Quest'anno invece è tornata la campagna abbonamenti, questo che segnale è? Ci tengo in modo particolare perché appunto prima il Covid, poi il palazzetto che non garantiva certe situazioni, per cui quest'anno per noi è fondamentale poter tastare come il pubblico di Siena e il territorio sienese si riavvicina a quello che è la nostra società, per cui stanno andando molto bene. Fino adesso abbiamo avuto i primi 20 giorni di prelazione e i nuovi abbonati, siamo quasi a quota 100 e l'anno scorso abbiamo fatti 100 in modo abbastanza rocambolesco a dicembre, però quest'anno ci teniamo in modo particolare perché è un segno di vicinanza alla società, a quello che abbiamo fatto in questi 10 anni a Siena e per come stanno rispondendo, per come sono i feedback, sono contento che possa essere una stagione importante. Ma facciamo un passo indietro perché proprio pochi giorni fa con il presidente di Wisp Siena Faccia ne abbiamo parlato delle conseguenze dell'Olimpiadi, ovvero si vede tanto sport e poi si decide anche di metterlo in pratica. Se non mi sbaglio, questo è stato tra l'altro anche l'effetto immediato che ha avuto l'Emma Villas Siena appena arrivata a Siena, dove tantissimi ragazzi che non avevano mai praticato la pallavolo, nel vederla poi ad altissimi livelli, comunque in A2 e poi anche in Superlega, hanno deciso di praticare questo sport. Mi ricordo 10 anni fa quando venimmo a Siena per la prima volta, ci fu un entusiasmo incredibile, tutte le società del territorio erano in continuo avvicinarsi a noi. Noi la settimana vivevamo sia per quello che era il nostro impegno settimanale della squadra, ma anche nelle società limitrofe, e tutto il fine stagione eravamo sempre a salutare le società che durante la stagione ci avevano dato questo supporto. Lo abbiamo fatto sempre, a parte quei due o tre anni complicati appunto di Covid, però anche quest'anno siamo andati a trovare società sia in provincia di Siena che fuori, e il fatto che siamo a Cascia, il fatto che tante società di Firenze, di società di Pisa, di Ancona, di Ferrara ci stanno coinvolgendo nei loro progetti per il settore giovanile ci inorgoglisce, ma ci responsabilizza anche perché chiaramente è un percorso di crescita importante dove ci eravamo preposti di migliorare e pian piano lo stiamo facendo. E quindi chiaramente può fare anche da traino a tutti coloro, a tutte le altre società appunto che possono prendere esempio da una società di vertice come l'Emma Villas Siena nel settore, nel volley maschile. Ma veniamo all'attualità e quindi di conseguenza alla conferma di un allenatore che già aveva fatto tante cose a Siena, alla conferma di tanti ragazzi, come diceva proprio lei, che c'era la volontà di confermarli anche altri, poi dopo il mercato ha voluto diversamente, quindi di conseguenza le aspettative per questa nuova stagione quali sono? Ma oggi ero con coach Graziosi qui in piazza a vedere la prova generale, per lui è la prima volta e chiaramente le emozioni che noi abbiamo vissuto chiaramente al Palaestra, abbiamo cercato di fargli vivere quello che è la piazza del campo per Ciccio la prima volta e ci è rimasto veramente meravigliato. Noi vorremmo continuare al Palaestra a vivere le emozioni, a far vivere i senesi di emozioni, e quello che chiederemo a noi stessi, ma ai ragazzi il 20 di agosto, è che se l'anno scorso volevamo tornare a emozionare, quest'anno vogliamo confermare quello che è stato il percorso di crescita l'anno scorso. Non era facile perché veniamo da stagioni complicate, sono stati bravissimi ragazzi l'anno scorso a fare quello che è stato fatto, però siamo arrivati in fondo, contenti del percorso fatto, però c'era un po' l'ansia della finale. Sinceramente quella finale che abbiamo giocato, contentissimi, c'era un po' l'ansia nel caso in cui. E quest'anno, nel caso in cui fossimo in finale, vorremmo essere tranquilli per poter vivere senza pressione di una probabile promozione, ma anzi, se ci sarà, ben venga. Assolutamente, non sarà il nostro assillo, non deve essere il nostro assillo, ma questo è un percorso di crescita sia tecnico per quanto riguarda la squadra, ma soprattutto societario, perché questa società deve essere pronta nel giorno in cui ci sarà la promozione sul campo a poter fare la Superlega. Purtroppo ci siamo accorti che fra la 2 e la 1 c'è un abisso notevole. E le due volte che abbiamo fatto siamo inciampati, per cui dovremmo essere pronti quando sarà, ripeto, non sarà l'assillo quest'anno, ma essere pronti quando sarà. Grazie, grazie a Fabio Michini per essere stato in nostra compagnia, grazie mille. Grazie a voi. E adesso è il momento dei saluti, ma prima di salutare tutti voi che ci state seguendo, saluto la nostra Valentina Tomei.
I Moonrays Quartet stanno ancora suonando qua in Fortezza, ma ovviamente il tempo a nostra disposizione è giunto al termine, quindi Simona, saluto te, i tuoi ospiti, gli amici che ovviamente ci hanno seguito anche per questa edizione di agosto di Piazza con Vista. Mi ha raggiunto Pepe, era nel backstage, era nel dietro le quinte che mi stava aspettando, Pepito. E allora Pepe, fai un saluto anche agli amici a casa di Siena TV, augura a tutti la buonanotte, noi ci sentiamo, ci vediamo il prossimo anno, e un saluto a tutti voi, buonanotte, un saluto a Simo e agli amici di Piazza con Vista, il mio ringraziamento particolare a Marco Lenzi che mi ha seguito in questa avventura in Fortezza, e ovviamente a Giada di Petreni Abbigliamento che anche questa sera ha scelto un outfit comodo, bello, elegante per questa serata. Buonanotte a tutti, io e Pepe andiamo, ciao ciao! Non me l'aspettavo Pepe nei saluti finali, quindi saluto anche Pepe che è stato un ospite speciale per questa edizione di Piazza con Vista. Grazie a Valentina Tomei, grazie a Andrea Giannasi, Riccardo Terzuoli, Maria Giulia Corzi e anche Marco Giudici che sono stati fondamentali per Piazza con Vista, perché sono dietro le quinte, non si vedono ma riescono a mandare tutto quello che state e avete visto questa sera con grandissima professionalità, quindi grazie davvero per essere stati presenti anche questa edizione con Piazza con Vista. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, e ora è il momento di emozionarci con il video emozionale realizzato da Silvia Maddalo e Celeste Bellotti, e noi torniamo invece la prossima edizione del Carriera a luglio, ma voi continuate a seguirci. Questo programma è realizzato in collaborazione con Pianigiani Rottami, Autofficina Simoncini, Siena Bureau, Cancelli, Office e Concept Store, Vivaio Cerretani, Marzocchi Elettronica, Nuova Autocarrozzeria Bandinelli, Ottica Nova, Calcio Più, il settimanale sportivo della Toscana, The Lab, Work in Progress, Ristorante Casa Tua, ETS Tech, Banca Monte dei Paschi di Siena, Farmacia del Campo, da oltre 50 anni al servizio della vostra salute.